Ciao Enzo, siamo in compagnia di Enzo Favata e con l'associazione Yana Project ti occupi insieme ad altri musicisti della musica a 360 gradi. Il tuo lavoro in particolare per organizzare il festival Musica sulle Bocche ha contribuito a valorizzare la bellezza di una parte della tua regione. Musica sulle Bocche è un festival che è nato 20 anni fa, quest'anno compie 20 anni ed è nato da concerto che ho fatto il mio famoso Voyage en Sardaigne per orchestra a Santa Teresa di Gallura e si è caratterizzato a livello internazionale, a livello europeo, conosciutissimo per l'espressione, diciamo, per l'idea green del festival. Noi siamo stati il primo festival green che ha adottato pratiche green comprando pezzi di Amazzonia, nel senso proprio contribuendo all'acquisto di pezzi di Amazzonia nel 2003. Quando ancora di buone pratiche green non se ne parlava nemmeno. Abbiamo iniziato a lavorare sul risparmio energetico, su tutte quante quelle cose che si fanno adesso. Le abbiamo fatte per un'esigenza nostra. Devo dire che anche l'idea di fare i concerti all'alba, i concerti al tramonto, è una parte il fatto che è l'idea del paesaggio, della conservazione del paesaggio, e quindi è un aspetto ambientale e ecologista molto importante, però è anche un aspetto simbolicamente importante d'altra parte, perché per metà del concerto non usiamo grossi energie. Oggi ci sono i LED, ma quando abbiamo cominciato c'erano le quarzine, le cose che consumavano un sacco di energia, mentre invece per metà del concerto si faceva con la luce o dell'alba o del tramonto. Noi abbiamo due famose fotografie che hanno girato il mondo, oltre a tutte quante quelle altre. La prima è quella di Michael Nyman che fa lezione di piano alle 6 del mattino sulla spiaggia Santa Teresa alla Arena Bianca e suona lezione di piano. Era la mia idea, volevo riportare l'atmosfera dei primi momenti del film Lezione di piano, dove portano il pianoforte da una nave, glielo sbarcano là e lei lo suona per sapere, dopo aver stata malissimo, suona per sapere se funziona ancora. E là è stata una cosa che c'è tutta Europa, sono venuti tutta Europa. E l'altra, la famosa Valle della Luna, dove venivano 2500 persone. E abbiamo incominciato a farlo diventare questo festival itinerante, nel senso che c'è una parte forte iniziale, una parte forte finale, ma poi si muove intorno ai paesi. Ed è una formula che ha dato un grande risultato, ma anche come idea di sviluppo territoriale. Sono curioso di sapere del tuo progetto con il geologo Mario Tozzi. Ha sempre anche in quest'ottica di sensibilizzazione, di crescita, di linguaggi diversi. Se ne puoi parlare. Mario ci conosciamo da 18 anni. Siamo conosciuti in un festival e lui parlava, aveva appena incominciato a parlare di questa teoria che la Sardegna è atlantica. Che non è una teoria così farlocca, perché comunque ci sono, adesso non sto a raccontarvi la storia, poi per chi vuole andare a vedere su YouTube ci sono varie cose sulla teoria espressa sia da Mario e anche qualche persona di questo spettacolo. Ed è diventato un duo che giriamo dappertutto, in tutta l'Italia, ma molto davvero, ed è molto jazz come idea, perché a parte il fatto che Mario c'ha un timbro di voce che supererebbe qualsiasi cosa, perché timbricamente ha una voce fortissima, impostata, con quasi un tenore. Per cui in Italia portiamo uno spettacolo che si chiama Mediterraneo, le origini del mito, dove si parla chiaramente di tutta una serie di cose, quindi anche di terremoti, di spostamenti geologici e geografici dell'Italia, di dove erano le colonne d'Ercole e di dove in realtà dicevano che fossero, non è impossibile che siano lì e che magari sono più verso la Sicilia, tra la Sicilia e la Tunisia. Insomma, è divertente questa cosa, ci divertiamo tantissimo, sono in giro con un paio di progetti, diciamo quello che maggiormente va in giro ultimamente è The Crossing, è un quartetto con cui sto suonando tantissimo in giro per il mondo. Ed è anche un quartetto abbastanza anomalo, perché non c'è pianoforte, c'è il vibrafono, marimba, midi, che è Pasquale Mirra, ed elettronica. Rosa Brunello, che in questo caso suona il basso elettrico, ed ha un groove impressionante, e anche un po' di elettronica. E Marco Fertini, che è un batterista poco conosciuto ancora, ma credetemi, io credo che sia un numero uno davvero gigantesco. Abbiamo avuto grande successo dappertutto. Al Festival Jazz di Edimburgo lo scorso anno mi hanno definito un maverick,
e quindi un maverick, un cane sciolto, perché a volte non si riesce a collocarmi in questa cosa. E questo è quello che io intendo per quanto riguarda il jazz. Ecco, io vorrei che ci sia anche con le nuove onde sempre musica che arriva al cuore e non quell'altra musica che è perfetta ma che non arriva mai da nessuna parte. Ascolteremo. Grazie mille, grazie Enzo, grazie. Grazie.